bless you! L'Istat dice che i morti in eccesso quest'anno sono 84.000, mentre quelli ufficiali per Covid sono 74.000. Sono un po' confuso. Ci sarebbero quindi 10.000 morti in eccesso rispetto a quelli già in eccesso? Guarda, c'è un detto che dice non credere mai alle statistiche che non hai falsificato tu stesso, e probabilmente forse quest'anno è quello che lo dimostra meglio di tutti, diciamo. Cercando di fare un po' di ordine nei numeri, si possono dire due cose. La prima è che se ci sono morti in eccesso o no, lo vedremo quando l'Istat avrà pubblicato i suoi dati. L'Italia ha una media di morti tutti gli anni che vanno dai 600.000 ai 650, 670.000. Sono chiaramente in aumento per due ragioni. Uno, perché la popolazione diventa sempre più vecchia, quindi più anziani ci sono, più, ahimè, moriranno, e poi perché la popolazione aumenta, quindi più popolazione c'è, più aumentano anche i morti, inevitabilmente. Detto questo, aspettiamo i dati ufficiali e finali dell'Istat per vedere se veramente quest'anno ci sono stati più morti della media degli anni passati. Qualora fosse così, il Covid potrebbe essere una causa, sì, ma io non la vedo come la vede la vulgata normale. Cioè, il tema è che il Covid ha determinato molti morti nei primi mesi, quando i trattamenti sanitari e le cure che venivano somministrate ai malati di Covid, soprattutto ai ricoverati in terapia intensiva, erano evidentemente sbagliate, come è stato dimostrato successivamente. Quindi sì, le cure sbagliate hanno sicuramente determinato molti morti, purtroppo. La pressoché totale chiusura degli ospedali hanno determinato molti morti in eccesso per tutt'altre ragioni, cioè che c'è stata molta gente che ha avuto difficoltà a riuscire ad ottenere trattamenti anche salvavita, come cure contro il cancro, contro malattie cardiocircolatorie, e molti di questi, ahimè, ci hanno lasciato. Possono aver determinato morti in eccesso? Può essere sicuramente. Quindi i dati crudi che prima o poi l'Istat pubblicherà vanno letti alla luce di quello che è successo effettivamente. La visione semplicistica, morti in eccesso uguale morti determinati dal Covid, è molto sospetta da questo punto di vista.